Finalmente la questura avrà una sedia cosiddetta provvisoria in piazzale Bornacini, via lo scandalo di Corso d'Augusto. Il comune di Rimini ha sempre sostenuto questa ipotesi, una sede degna per i poliziotti, per la questura, e nel famoso patto per la sicurezza firmato con il ministro Minniti nel dicembre 2017 si diceva: questura provvisoria in piazzale Bornacini, vicino al centro congressi, e intanto tutte le parti, Ministero degli Interni, Prefettura, Questura, eccetera, lavorano per la cittadella della sicurezza, cioè rimettere mano al mostro abbandonato di via Ugo Bassi per farlo diventare una città della sicurezza, con Guardia di Finanza, Polizia Stradale e la sede definitiva della Questura. Il Comune di Rimini ha firmato quel patto. E cosa ha fatto? Abbiamo fatto camminare in modo parallelo i due binari. Intanto che si mette a posto via Ugo Bassi, diamo la possibilità alla polizia e alla questura di andare in piazzale Bornacini. Bene, cosa è successo? Che il Comune di Rimini ha lavorato per consentire ai poliziotti di andare in piazzale Bornacini, però qualcun altro non ha lavorato per dare corpo al progetto definitivo della cittadella della sicurezza in via Bassi, dietro lo stadio. Il rischio è che quel bubbone, quella ferita, quell'abbandono, dove persino i bambini rischiano di farsi male, rimarrà così per sempre grazie a un privato che si è comportato male e al Ministero degli Interni che in 20 anni ha preso in giro il Comune di Rimini. Mentre lavoravamo per la sede provvisoria della Questura, mentre il Comune di Rimini faceva di tutto per far sì che i poliziotti andassero nella sede provvisoria di Piazzale Bornacini, gli altri soggetti che hanno firmato il patto, quindi Ministero degli Interni, Prefettura e così via, una volta ottenuta la sede provvisoria hanno fatto a Rimini ciao ciao. Ecco, questo è tradotto, perché guardate, abbiamo letto sui giornali delle falsità, delle bugie. Qualcuno ha detto: il Comune di Rimini non vuole che la questura vada in piazzale Bornacini vicino al centro congressi. Falso, perché i comuni, l'amministrazione comunale parla con gli atti. Il Comune di Rimini ha reso possibile il trasferimento della questura in piazzale Bornacini con le carte che scrive, carta canta, non bastano le parole del sindaco. Questi sono i due atti amministrativi, due atti. Con questo si restituisce piazzale Bornacini al privato. Con questo, da piazzale Bornacini, il Comune di Rimini si è impegnato per togliere da lì, da piazzale Bornacini, il centro per l'impiego, trasferirlo in Palazzo Palloni per il corso. Il Comune di Rimini ha messo 700.000 euro per realizzare il centro per l'impiego in Corso d'Augusto, quindi il Comune di Rimini ha fatto gli atti e ha messo i soldi per dare una sede degna alla Questura e alla Polizia. Una volta che il Comune di Rimini ha fatto questo, si sono perse le tracce della cittadella della sicurezza di via Ugo Bassi, ci hanno fatto ciao. Si dice, si parla di: il Ministero degli Interni chiede al NIVAL, il nucleo di valutazione, di chiedere al CIPE, il Comitato Interministeriale a Programmazione, 30 milioni per la cittadella. Dove? Ci fate vedere quali sono gli atti? Ci fate vedere le carte con cui il Ministero degli Interni e il nucleo di valutazione chiede al CIPE, al Comitato Interministeriale a Programmazione Economica, ci fate vedere quegli atti con cui chiedono 30 milioni? Dove sono? Dove sono i 30 milioni per dare una sede definitiva alla Questura, alla Polizia Stradale e alla Guardia di Finanza? Dove la mettiamo la Guardia di Finanza? E la Polizia Stradale? E quel bubbone in via Ugo Bassi? Qualcuno vuole dare delle risposte? Perché a Roma hanno deciso di far ritirare l'acquisto da parte di INAIL per 7 milioni dal curatore fallimentare di via Ugo Bassi e adesso dicono ne metteremo 30? Hanno fatto ritirare una proposta d'acquisto di 7 milioni e poi altrettanti magari per metterla a posto e poi dicono ma domani ve ne daremo 30. Ci fate vedere dove scrivete che ci sono 30 milioni? Ecco, alla fine, come dire, la verità viene a galla, perché la verità è scritta sulla carta e non scivola via come le parole. Noi abbiamo messo soldi e atti per mandare la questura in piazzale Bornacini. Adesso la Questura, il Ministero degli Interni, firma un contratto per 18 anni, per rimanere 18 anni in piazzale Bornacini e non si sa niente di via Ugo Bassi. Forse è lecito che il sindaco di Rimini, per tutelare la sua comunità, i riminesi, faccia queste domande. Dove sono i soldi? Quando farete il progetto? Quando vi trasferirete in via Ugo Bassi? Qualcuno deve rispondere. Beh, gli organi istituzionali sono quelli del governo, il Ministero degli Interni, sono quelli della Prefettura.
Perché mentre noi lavoravamo per trasferire in via provvisoria la questura in piazzale Bornacini, qualcuno ha lavorato di nascosto, probabilmente o comunque senza dircelo, in questi mesi per far saltare la sede definitiva? Qualcuno dovrà rispondere a queste domande, dovrà dire perché adesso si enunciano 30 milioni quando il Paese è in crisi e invece non se ne sono messi 7 per l'acquisto. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta. Il sottoscritto è tra quelli, e lo dico davvero con un ringraziamento alle forze di polizia, anche allo stesso questore, che hanno fatto tanto in questi anni a Rimini. Io come sindaco sono stato tra i pochi a sbattere sul tavolo del Ministero degli Interni, qualunque esso sia, di qualunque colore, centrosinistra, centrodestra, giallo-verde, lo scandalo nel quale vivevano i poliziotti, nel quale lavorano i poliziotti. Quindi per noi primo sicurezza, primo città di Rimini, però qualcuno non può tradire i patti che sono da osservare. Pacta sunt servanda. Piazzale Bornacini, sede provvisoria, adesso qualcuno risponda della sede definitiva anche per la Guardia di Finanza e anche per la Polizia Stradale.